Ehi, la ciurma! Io sono Cetessa e questo è un nuovo episodio di Spore Galactic Adventures. E forse ci siamo quasi. Allora, in pratica ho attuato la strategia sempre quella del pausa e passa al pianeta successivo, facendo il giro in alto, come vi avevo detto l'altra volta. In più mi sono comprato dal pianeta base e dall'altra colonia, quella che avevamo fatto dopo il buco nero, dei mega kit di riparazione e mega scorta di energia. Ne avevo comprati 5 e 5 in totale. Ne ho usati 2 per arrivare fino a qua. Adesso ho usato gli ultimi 1 e 1. Adesso ne restano ancora 3 e 3 comunque. Sono davvero molto più vicino al centro della galassia, credo, di quanto siamo mai arrivati, e mi sono fermato un attimo su questo pianeta Bergo per iniziare a registrare e per ricaricarmi. Adesso vorrei provare un attimo a uscire, magari senza prendere troppi danni. Sono circondato dai Grox, ovviamente. E adesso potete vedere quanto vicini siamo. E tra l'altro le stelle sono abbastanza concentrate qua, quindi c'è una buona possibilità di riuscire ad arrivarci. Adesso non so quanto, qua indica una distanza più o meno di 17 parsec da dove siamo noi adesso. E non è per nulla tanto. L'unico problema sarà riuscire a trovare i passaggi giusti per raggiungerci. Forse da questa parte riusciremo a farcela provando a fare 2,27 qua, poi qua, poi qui, poi qui non lo so, sarà davvero molto da vedere qui. Sì, boh. Sono deciso di salvare qua. Il problema è che se salvassi qua, devo per forza ricominciare da qua. Non so quanto convenga, ma credo che lo farò. Credo che lo farò perché, sì, male che vada, moriamo. Però almeno abbiamo la possibilità di ricaricare da questo punto. Perché davvero, ragazzi, ci ho messo parecchio tempo per arrivare fin qua. Ho fatto tutto il giro, in pratica. Adesso non so se il cursore si vede, perché forse non mi registra il cursore, però la colonia, quella bassa, è qua sotto. Ho fatto tutto il giro qua, qua, qua. In realtà mi sono fermato qua per andare nel buco nero, se non sbaglio, all'altra colonia. Poi sono ripartito di qua, ho fatto tutto il giro da sopra, di così, e adesso siamo arrivati qua. E davvero ci è voluto un sacco di tempo, anche perché sono morto un paio di volte, quindi ho ricaricato per riprovarci. E boh, adesso ci proviamo. Ah, è troppo lontano, rimane troppo lontano. In che direzione è lontano? È troppo in alto. Ma vediamo se troviamo qualcosa più in alto, tipo questo è più in alto. Sì, ma rimane a 3,42. Rimane 3,42, quello è 3,07. Questo è più in alto ancora, però. Sì, ok. L'abbiamo beccato, 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 beccato. Tra l'altro devo tenere sott'occhio la vita. Ragazzi. Oddio, ragazzi. Oh santi numi, non so se state vedendo, no, beh, di certo state vedendo, ma è il nucleo galattico, distanza 2,06 parsec, quindi nel range del nostro motore iperstellare, quindi il momento è potente, il momento è molto, non lo so, io mi sento molto emozionato. Dopo un bel po' di video, non lo so se saranno stati, boh, forse 8 video? Non lo so, andrò poi a ricontrollare. Che tentiamo inutilmente di combattere un po' di Grox e cercare di arrivare al centro della galassia. Avessimo dovuto farci strada conquistando tutti i sistemi per cui sono passato. Non sarebbero bastati 10 anni di serie di spore, probabilmente, per finirlo. Però ci siamo, abbiamo rushato. Era l'unica cosa possibile da fare perché 2400 sistemi non li avrei mai presi in vita mia e credo che ci saremmo stufati tutti prima, ma adesso ci siamo, quindi arriviamo qui su Ursuma, che è il nostro ultimo
passo verso il nucleo galattico. 42 è la risposta alla domanda sull'universo e tutto quanto. Hai trovato una rara formazione galattica, ci credo. E se entriamo nel nucleo galattico? È la prima volta che lo faccio, ragazzi. Nonostante abbia giocato molte volte a Spore, non ero mai arrivato al centro della galassia. Saluti amico, lungo hai viaggiato e molti sono gli ostacoli che hai superato. Durante l'avventura hai conosciuto molti dei tuoi fratelli diversi e lontani, ma pochi sono i privilegiati che giungeranno fin qui. Le tue gesta eroiche ti rendono meritevole, degno di raggiungere il prossimo livello dell'esistenza. L'universo che vedi non è che uno dei molti innumerevoli mondi, invisibili ma collegati. I tuoi sforzi creativi non sono passati inosservati, anzi si sono diffusi in questi altri, invisibili mondi, così come il tuo mondo è stato arricchito da essi. È arrivato il momento di unirti a noi. Unisciti a noi. Muohohoho. Su via, scherzavo, non è nulla di spaventoso, credimi, il futuro non è niente male, proprio per niente. Alcuni di voi si staranno chiedendo, a chi appartiene questa voce misteriosa, sapiente, potente? Ottima domanda. Io sono Steve. Fra poco tu riceverai il potere. Sì, esatto, il potere! Il potere di creare e diffondere la vita, l'intelligenza e la comprensione in tutto il cosmo. Usa questo potere saggiamente, usa questo potere in modo che un giorno potremo diventare tutti una cosa sola. Cioè, voglio dire, in senso metaforico. Ok. Oh, un'ultima cosa. Siamo qui al completo per l'ultima fase di un fantastico evento collettivo che ti terrà sulle nostre stelle più grosse, un subpianeta raro della nostra galassia. Se passi da quelle parti, saremo lieti di averti a colazione per una breve presentazione. Terza roccia a sinistra a partire dal Sole. La Terra? Ma noi siamo già stati sulla Terra, eh? Hai ricevuto il bastone della vita, che è un oggetto potentissimo. Il potere. E siamo di nuovo qua. E siamo di nuovo qua con il bastone della vita. Causa, in pratica, è uno strumento potentissimo che permette di trasformare un pianeta in T3 istantaneamente, qualsiasi sia la sua situazione. Quindi questo vuol dire che potremmo, per esempio, distruggere 42 sistemi Grox, oppure predisporre la nostra colonizzazione 42 sistemi. Però adesso un po' il senso del nostro lavoro svanisce qui. Nel senso che questa è stata una bellissima serie, è durata molto e ormai è in dirittura di arrivo. Io, come vi ho detto, avevo come ultimo obiettivo quello di arrivare al centro della galassia. E quindi qui si concludono abbastanza i nostri sforzi. Abbiamo affrontato diverse volte i Grox, abbiamo colonizzato parecchi pianeti, abbiamo provato, riprovato, riprovato ad arrivare fino al centro e finalmente ce l'abbiamo fatta. E questo tra l'altro dovrebbe essere il 60° episodio giusto giusto. Infatti ho cercato di rushare e prepararmi il video prima. Non vi ho fatto vedere tutta la strada e
Un po' mi dispiace che non vi ho fatto vedere tutta la strada che ho fatto fino al centro della galassia. Però volevo davvero celebrare questo 60esimo video, 60esimo episodio in questo modo, raggiungendo finalmente il centro della galassia. Ora, due piccole paroline, cioè sto preparando la prossima serie. Sto preparando la prossima serie e sarà molto probabilmente una serie ambientata di nuovo nello spazio, ma con un gioco abbastanza diverso, molto più incentrato effettivamente sulle dinamiche spaziali, un po' più sul commercio, un po' più complesso, con meno razze, diciamo meno sistemi, ma molto più simulativo. E spero che vi possa piacere. Nel frattempo, però, mentre io finisco di preparare quella serie e mentre il mio e nostro membro della ciurma, Armageddon, conosciuto anche come Xenon, è in vacanza, si gode le vacanze. Penso che farò ancora due o tre video in cui andremo a sistemare la zona di partenza, diciamo, dove c'era il nostro pianeta Tarantella e gli altri sistemi delle vicinanze. Intanto non so neanche come tornarci indietro là. Beh, mi porrò il problema. Per sistemare un po' quello e continuare ancora un paio di video di spore fin tanto che preparo la prossima serie. Quando la prossima serie sarà pronta a partire, niente, passeremo alla prossima serie e farò un episodio conclusivo. Se avete ancora qualche richiesta che non, appunto, che stia nei prossimi video, farò quello lì. E niente, io vi saluto, questo è durato davvero poco come episodio, però ci tenevo a non annoiarvi troppo con il lavoro fino al centro della galassia. Adesso sarà tutto diverso, anche sul canale, le serie. E beh, io vi invito a lasciare un mi piace davvero per questa grandissima impresa che siamo riusciti a raggiungere. A lasciare un commento su cosa vorreste per gli ultimissimi video di Spore e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Io sono Matt Stess e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!